Oggi continuiamo la nostra discussione dei circuiti a regime sinusoidale. Cominciamo a parlare della caduta di tensione, concetto semplice ma importante, tecnicamente molto rilevante. In che cosa consiste questo concetto, questa cosa? Allora, il problema è il seguente. Immaginate di avere un generatore, siamo a regime sinusoidale, quindi metto direttamente il fasore, ok? E usiamo le impedenze, naturalmente. Supponiamo ideale, con i suoi morselli, il quale deve alimentare un certo carico cosiddetto per un'impedenza Z. Quindi se questa è la tensione E, questa impedenza Z viene collegata al generatore, che era una tensione E come fasore, tramite un collegamento che sarà fatto con dei fili, chiaramente, e possono essere rappresentati, come poi vedremo nel corso delle lezioni successive, da la serie di una resistenza e di una induttanza R, Gx, introduco la reattanza di questa induttanza, siamo a regime sinusoidale. Come conseguenza, la tensione V, che si manifesta ai capi dell'impedenza Z, diciamo I, la corrente di essa circolante, dicevo, la tensione V che si manifesta ai capi dell'impedenza Z è differente dalla tensione M, quindi a causa della presenza di questa serie fra resistenza e induttanza, la tensione E e la tensione V sono differenti fra di loro. No, e vabbè, fra un po' faremo il calcolo, ma già insomma penso mi sia ben chiara questa cosa. Allora, definiamo caduta di tensione, la quantità delta V, quindi questa è una definizione, definita come la differenza dei moduli della tensione E e della tensione V. Badate, la differenza dei moduli, che non è il modulo della differenza, come ben sappiamo, come ci insegna la matematica. Quindi prendiamo la tensione E, ne facciamo il modulo, prendiamo la tensione B, ne facciamo il modulo, la differenza dei moduli è quella che chiamiamo per definizione la caduta di tensione. Bene. Allora, vediamo un po' come calcolare questa caduta di tensione, poi magari a valle faremo qualche commento ulteriore sul significato di questa. Per il momento vediamo come è buona questa definizione e andiamo avanti. Allora, come facciamo questo calcolo? Allora, se io chiamo V con R e V con X, queste due tensioni, sempre intese come fasore naturalmente, su questi due pivoti che, come l'ho segnato in figura, con questi riferimenti, io ho chiaramente che, magari lo scrivo qui, la tensione è grande come fasore e pari alla tensione V più la tensione V con R più la tensione V con X. Trovate? Ho applicato la legge di Kirchhoff per fare le tensioni a questa maglia, banalmente, dove sappiamo ancora che la quantità V con R e la tensione sul resistore, quindi è R per la corrente I che circola nel resistore, I è la corrente che circola in tutti questi pivoti che sono tutti in serie, e V con X è uguale a JX per analogamente la tensione V con X si scrive con l'impedenza di questo oggetto che è pari a J per X per la corrente di questo circolante. Stiamo sempre parlando di fasore. Vabbè, quindi fino ad ora ho detto le cose molto semplici. Allora, cerchiamo adesso di interpretare graficamente con un diagramma fasoriale quello che sta scritto alla lavagna. Allora,
cominciamo a scrivere il diagramma fasoriale di queste varie quantità messe per volta. Allora, consideriamo il fasore di tensione V. Allora, questo è il fasore di corrente, sarà sfasato in un certo angolo sì, che sappiamo è l'angolo di carico dell'impedenza Z. Questo che ho disegnato è un carico omiconduttivo o omicocapacitivo secondo voi? Attenzione, dobbiamo guardare se la corrente è in ritardo o in anticipo rispetto alla tensione. Come l'ho disegnata? Com'è la corrente? È in ritardo perché ricordate che i versi positivi degli angoli sono quelli antiorari, quindi è in ritardo la corrente. Questo vuol dire che il carico Z, l'impedenza Z, è supposta omico-induttiva, cioè lì dentro la scatola Z ci sono induttori e resistori. Questo è il caso di gran lunga più comune nella pratica industriale, per questo lo facciamo. Però volendo si può estendere tutto al caso, diciamo, di carico omico capacitivo, però noi non lo trattiamo perché questo è il caso di interesse specifico. Allora, se questa è la corrente I, allora la tensione V con R, risulta essere parallela a I, cioè proporzionale tramite un numero reale. Quindi ricordate, tensione e corrente con resistore sono allineate, sono in fase. Quindi dovrei scrivere un fasore allineato con V con R, la cui ampiezza dipende dal valore della resistenza. Per mia comodità, vi sarà poi chiaro fra un po' perché, questo fasore invece di portarlo nell'origine, lo riporto qui, in questo punto, il vertice del fasore qui. Ma diciamo non cambia la sostanza. Questo è V con R. E quindi parallelo a φ. Quindi se io facessi l'angolo tra V con R e V, quindi la, questa è la retta su cui giace V, quest'angolo è ancora φ, d'accordo? Perché è allineato. D'accordo? Bene, come è fatta invece la tensione V con X? Avrà una sua certa ampiezza, ma in termini di angolo come sarà fatta? Rispetto alla corrente I, che sfasamento ha? Allora, questa è la tensione che c'è su un induttore. Rispetto alla corrente del circolo induttore c'è uno sfasamento di 90 gradi, vi ricordate, sono uno ortogonale all'altro, tensione e corrente. E in particolare la tensione è in anticipo rispetto alla corrente, ovvero la corrente è in ritardo, no? Come dicevamo prima, nel caso di induttore. Quindi io dovrei fare una tensione che è ortogonale alla corrente I ed è sfasata in anticipo rispetto alla corrente, cioè messa così. La riporto anche qui per mia comodità a partire da questo punto di applicazione e sarà una cosa del genere. Questo sarà V con X, d'accordo? E questo è un angolo di pi greca mezzi. Trovate? Per quello che dicevamo. Adesso, che cosa sta scritto qui? Che il fasore R è pari alla somma di V più V con R più V con X. Quindi devo prendere queste tre frecce, V, V con R, V con X, e sommarle fra di loro, fare la somma grafica. Per fare ciò potrei procedere con la regola del parallelogramma, ma avendo costruito i fasori l'uno sul vertice degli altri, posso semplicemente dire che questo più questo più questo fa semplicemente questo. Okay. Quindi ho usato appunto, ho spostato diciamo così i fasori dall'origine ai vari punti così come ho fatto in figura proprio per facilitarmi in questa somma, semplicemente per questo, non c'è nessun altro motivo sostanziale dietro. Ho quindi costruito il fasore E. Ecco quindi il diagramma fasoriale che rappresenta la situazione descritta in figura. Come uso questo diagramma fasoriale per calcolare la caduta di tensione, che è l'oggetto di cui mi voglio interessare?
Beh, guardiamo la definizione. Io devo fare la differenza dei moduli dei fasori. Che cosa questo significa? Il modulo del fasore E sarebbe la lunghezza della freccia E. Il modulo del fasore B è altrettanto la lunghezza di questa freccia. Quindi io devo fare la differenza delle lunghezze delle due frecce per applicare la definizione di caduta di tensione. Per farlo graficamente, io posso fare in questo modo. Prendo il fasore E, quindi la freccia questa qui, e riporto la sua lunghezza sulla stessa retta di applicazione di B. Come faccio? Con un arco di circonferenza. Questo punto, se io chiamo O questo, chiamo A questo punto, la caduta di tensione è pari proprio alla lunghezza del segmento, scusate, non O, ma se io chiamo questo qua B, anzi facciamo così, facciamo la lettera A, B, e la lunghezza del segmento AB, scusate, ho confuso i segni. Allora, ripeto, quindi OB rappresenta la lunghezza della freccia grande, perché ho riportato la lunghezza di quella freccia con un arco di circonferenza su questa lettera. OA rappresenta la lunghezza della freccia T, quindi OB meno A, cioè AB, è la differenza che sto considerando quando faccio la definizione della caduta di tensione. Trovate? La differenza delle lunghezze delle frecce. Bene, fin qui è tutto rigoroso, tutto regolare. A questo punto introduco una approssimazione. In particolare dico che se questo angolo qui, questo qui che vi ho indicato, è molto piccolo, non faccio grosso errore se invece di riportare la lunghezza con un arco di circonferenza, faccio una proiezione ortogonale. Quindi C è il punto ottenuto come proiezione ortogonale di quel vertice su questa retta d'applicazione. In pratica sto confondendo l'arco con questo segmento, questo sto facendo, no? Quindi invece di fare l'arco faccio una parte di corda, sostanzialmente. Se questo angolo è piccolo, questa approssimazione, diciamo, non introduce un errore significativo. Quindi io dico che invece di fare il calcolo rigoroso, cioè AB, faccio un calcolo approssimato, ossia AC, per stimare la caduta di tensione. Questo mi aiuta perché, come adesso vedremo, il calcolo di AC si fa con semplici considerazioni geometriche. Allora, in particolare AC, se io chiamo D questo punto, si scrive chiaramente come AD più C. Allora, AD è questo primo segmento qui, che ho fatto qua, ho fatto la proiezione ortogonale di questo vertice qui sulla retta di applicazione, è chiamato D questo punto. Allora, la lunghezza di questo segmento è pari, con semplici ragionamenti trigonometrici, alla lunghezza di questo segmento per il coseno dell'angolo φ. Vedete, è un triangolo rettangolo, si vede subito. Quindi, al posto di AD ci metto la lunghezza del segmento del fasore B con R per il coseno di φ. Più al posto del segmento della lunghezza del segmento di C, che cosa ci posso mettere? Allora, per fare questo calcolo, per facilitarvi questo calcolo, trasliamo questo fasore V con X parallelamente a se stesso in modo tale da far coincidere il vertice col punto C. Quindi questo è ancora V con X. Ho preso e l'ho spostato qui, non ho fatto altro che questo. Questo perché in questo modo vedete che la lunghezza del segmento DC è pari alla lunghezza del segmento V con X per il seno di quest'angolo qui. Sempre trigonometria elementare, no? Quindi scriverò V con X per il seno di quest'angolo qui. Ma che cosa è uguale a questo angolo?
Bene, quest'angolo è ancora uguale a φ. Perché? Perché, vedete, rispetto a questo, che è φ, come abbiamo visto prima, esso è costituito tramite lati ad esso ortogonali. Vedete, questo è ortogonale a questo, questo è ortogonale a questo, perché vi ricordate che la tensione sull'induttore è sfasata di 90 gradi rispetto a quello sul resistente. Questo è un angolo di 90 gradi. Quindi questo è ortogonale a questo, questo è ortogonale a questo, e quindi questo angolo qui, essendo fatto da lati ortogonali rispetto a questo, è lo stesso. Quindi se questo è φ, anche questo è φ. Trovate? E quindi qua ci metterò φ. Allora adesso abbiamo finito praticamente, perché V con R è pari a R per I, per cui la lunghezza di V con R, guardate, lì non c'è il segno sopra perché quelli sono moduli di Fasoli, quindi il modulo di V con R è pari a R per il modulo di I, quindi scriverò R I cosec I più V con X è la lunghezza di questo Fasoli, quando faccio il modulo di questo, J al modulo unitario, quindi rimane X per il modulo di I. Delta B, questa è la formula della caduta di tensione, cioè una formula approssimata che esprime la caduta di tensione, definita come abbiamo fatto prima come differenza dei moduli dei fasori, in termini della corrente circolante dell'angolo φ, dell'angolo φ e di R di X. Allora, come vedete, questa formula è molto semplice ed è anche approssimato, perché c'è un'approssimazione in mezzo. Tuttavia è molto impiegata nelle applicazioni. Questo lo vedrete nei corsi successivi di sistemi elettrici, impianti e così via. Ma il concetto ve lo posso già dare. In particolare quello che si fa è dimensionare i cavi di collegamento fra generatori e utilizzatori, quindi per esempio la presa di corrente della lampadina, tanto per dire, in modo tale da garantire una caduta di tensione accettabile per il carico in esame. Quello che cioè succede è che per poter funzionare correttamente i dispositivi elettrici, che possono essere lampadine, lavatrici, frigoriferi, quel che sia, hanno necessità di un valore una tensione sinusoidale con un valore efficace entro certi limiti. Per esempio, una lampadina, tanto per dire, funziona correttamente se la tensione ad esso applicata è sinusoidale a 220 volt. Funziona ancora bene, diciamo così, se la tensione applicata ha un valore efficace, mettiamo 210 volt. Comincia a funzionare male, sto tirando dei numeri giusto per farvi capire, se la tensione applicata ai suoi capi ha un valore efficace di 200 volt, perché magari la luminosità comincia a scemare eccessivamente. Allora diremo che per quel particolare carico, per la lampadina, la caduta di tensione ammissibile fra il generatore che fornisce 220 volt e il carico che deve funzionare correttamente è di 20 volt, perché 220 volt è il valore di tensione erogato dal generatore, 200 volt è il valore minimo ammissibile, il valore efficace minimo ammissibile da parte del carico, la massima caduta di tensione tollerabile al carico è 20 volt. Quindi quello che si deve fare è garantire che la caduta di tensione sia accettabile dal carico che stiamo alimentando. Quindi il dimensionamento di un sistema elettrico, di un semplicissimo sistema elettrico, quindi per esempio di un filo di collegamento tra il generatore e il carico, consiste, tra le altre cose che vedrete poi nei corsi successivi, nel scegliere il cavo in maniera tale da garantire una caduta di tensione accettabile. Ci sono poi delle semplici tecniche che ci permettono di fare questo, poi vedrete a tempo debito, ma la base di partenza è questa formula qua, quindi ha una importanza tecnica non trascurabile, può essere, come vedete, molto semplice. Okay. Magari vi dirò anche qualcosa più approfondito quando faremo qualche approfondimento sui valori di R e di X. Ci ritorneremo poi su questo. Comunque, insomma, questo è quanto. Bene. Sempre per rimanere, ci sono domande su questo? Tutto chiaro?
sempre per rimanere su questioni che hanno una rilevanza pratica notevole, parliamo adesso, dopo aver approfondito questo concetto, parliamo adesso di potenza in regime sinusoidale. Quindi, se non avete altre domande, cancello qui e passo a parlare di potenza in regime sinusoidale. Questo è un argomento molto importante dal punto di vista tecnico. Anche qui non ci sono grossi voli pindarici dal punto di vista teorico, però è un argomento tecnicamente molto importante, perché i circuiti a regime sinusoidale, come abbiamo già sottolineato, hanno un'importanza speciale nei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, agli utenti finali che possono essere diciamo le case di ciascuno di noi, o anche ai utenti industriali che possono essere un'officina o quant'altro, insomma, una linea di montaggio. Poiché parliamo appunto di distribuzione di energia, chiaramente la potenza che è essa collegata è importante, diciamo, approfondirla. Allora, capiamo di che stiamo parlando. Consideriamo un dipolo. Poniamo di essere regime sinusoidale, chiamo VdT e IdT, la tensione e la corrente che si riferiscono a questo bipolo, quindi supponiamo che V e I, tensione e corrente, siano sinusoidi ad una certa pulsazione, che potrebbe essere quella di rete, diciamo industriale, 314 radianti al secondo o un'altra qualsiasi, diciamo alfa la fase della tensione, alfa meno Φ la fase della corrente. In questo modo Φ è esattamente l'angolo di carico, cioè l'angolo di ritardo della corrente rispetto alla tensione. Ricordate, no? Questa è la definizione angolo di carico, quindi significa esattamente quello che si scrive. V e I sono i valori efficaci delle tensioni e della corrente. Chiaramente a questa quantità possiamo far corrispondere il fasore V segnato pari a V elevato a J alfa, a questa quantità faremo corrispondere il fasore I elevato a J alfa meno F, no? La solita corrispondenza è conosciuta. Allora, facciamo il calcolo della potenza assorbita. Potenza assorbita da questo bipolo, io ho fatto la connessione dell'utilizzatore su di esso, la potenza assorbita per definizione sappiamo essere pari al prodotto di dt e dt. Questo valore chiaramente varia istante per istante, la tensione e la corrente hanno variabilità sinusoidale, adesso vediamo cosa succede nella potenza assorbita, ma comunque sia, istante per istante il suo valore cambierà. Per questo motivo si parla anche di potenza istantanea assorbita dal dipolo in questione, semplicemente per sottolineare che il suo valore cambia istante per istante. Allora, sostituiamo il pitetto, vediamo cosa risulta. Allora, radical 2 V seno omega t più alfa per radical 2 I seno omega t più alfa meno fi. Allora, che cosa viene fuori? 2, faccio radical 2 per radical 2 fa 2, V per I. Adesso devo fare il prodotto di questi due seni, seno di omega t più alfa per il seno di omega t più alfa meno fi. Allora qui mi aiuto con le formule della trigonometria che mi dicono che il prodotto di due seni, seno per seno, è pari a
un mezzo, parentesi, coseno della differenza degli argomenti, quindi faccio questo meno questo, quindi abbiamo omega t più alfa meno omega t più alfa meno phi meno il coseno della somma, quindi abbiamo omega t più alfa più omega t più alfa meno phi. Questa è una formula di trigonometria, niente di particolare. Seno per seno uguale un mezzo del coseno della differenza meno il coseno della somma degli argomenti. Allora, facciamo questi semplici calcoli. Allora, 2 e un mezzo si semplificano, quindi rimane V per I. Allora, qui che cosa rimane? Coseno di omega t più alfa meno omega t più alfa meno phi. Quando faccio questa sottrazione rimane solamente phi, il resto si semplifica, vedete, no? Quindi coseno di phi meno b per i, un'altra volta, adesso sto a questo secondo mezzo, coseno, qui ho questi pezzi che si sommano, quindi abbiamo 2 omega t più 2 alfa meno phi. E questa è la potenza, è ottima, è semplice, è la potenza assorbita dal bipolo in questione, chiamata B. Allora, scopriamo quindi che se io ho a che fare con un bipolo a regime sinusoidale, in cui c'è la tensione corrente sono sinusoidali con questa espressione, la potenza assorbita data dal prodotto non è sinusoidale, vedete, non è sinusoidale, ma bensì è somma di due termini. Uno costante nel tempo, il primo termine, vedete, non ha dipendenza temporale, è costante nel tempo, e uno variabile nel tempo, a frequenza però, vedete, doppia rispetto a quella di partenza. Quindi se ho 50 Hz all'inizio intendo dire su tensione corrente, la potenza avrà questo termine che varia così sinusoidalmente con frequenza 100 Hz, frequenza doppia. Bene. Questo primo termine, allora questo termine qui, questo qui che varia nel tempo, si chiama anche potenza fluttuante. Questo termine costante si chiama anche potenza media, per il semplice motivo che esso coincide, come vedremo fra un minuto, con il valore medio della potenza assorbita. Allora, se io faccio il valore medio della potenza assorbita, lo chiamo pi grande, vi ricordate cosa devo fare per farla media? 1 su t integrale fra 0 e t della quantità che sto considerando, p di t. L'integrale stesa a un periodo, no? Bene. Adesso, quando io vado a fare questa operazione, che cosa ottengo? Allora, sostituisco a p di t l'espressione che abbiamo trovato prima, quindi abbiamo b i cosen phi di t meno t spacco l'integrale ho scritto questa integrale, vabbè, sto facendo come somma di integrali di due pezzi. Ok? Allora, che cosa viene fuori? Allora, quando vado a fare questo, primo integrale, che cosa succede? V, I, cosen phi, abbiamo già detto, è una funzione costante nel tempo. Quindi quando io faccio l'integrale di questa quantità, è come se portassi fuori dal segno integrale questo, quindi viene V, I, cosen phi, per 1 su t, per... E quindi rimane l'integrale fra 0 e t in dt, che fa proprio t grande, cioè l'ampiezza dell'intervallo di integrazione, che si semplificano chiaramente. Meno ho questa quantità rimanente. Quanto fa questo integrale? Beh, v per i è una costante, lo posso tirare fuori. L'integrale su un periodo del coseno fa 0,
perché il cosino è una grandezza, come ricordate, alternata, cioè a media nulla. La seconda positiva e la seconda negativa si compensano perfettamente, si cancellano. Oh, c'è da precisare qui che io faccio l'integrale sul periodo, la frequenza qui è doppia, quindi in realtà questo integrale qui, scusate, questa funzione qui ha un periodo che è la metà di quello di partenza. Tuttavia, chiaramente, quando faccio l'integrale fra 0 e t grande, il risultato è ancora 0, perché è come se sommassi due periodi nella funzione integrante, quindi 0 più 0 fa 0. Come la vogliamo vedere, la vediamo, il risultato qui è 0. Quindi alla fine è qua 0. Quindi alla fine il risultato è esattamente b per il coseno di f. Quindi il termine costante si chiama potenza media perché coincide con la media temporale e la potenza istantanea. Ok? Questo diciamo. Quindi potenza media, potenza fluttuante. Allora, di questi due termini, potenza media e potenza fluttuante, il più, diciamo così, importante dal punto di vista pratico, tecnico, elettrotecnico, è sicuramente la potenza media. E il motivo è quello che vi faccio vedere ora e vi anticipo. Il motivo è che alla fine la potenza media è collegata in maniera molto semplice, come vedremo fra un minuto, alla energia assorbita. Ed è l'energia la quantità che realmente ci interessa dal punto di vista pratico. Perché poi, se ci pensate, quando voi ricevete la bolletta dell'ente erogatore, la cosiddetta bolletta, conto da pagare, diciamo così, beh, l'ente erogatore dell'energia vi addebita l'energia che avete assorbito in un certo intervallo, che sarà il bimestre o quel che sia. Quindi voi pagate l'energia che consumate. Quindi, poiché la potenza media è collegata all'energia, ecco che la potenza media ci dà un'indicazione pratica molto importante. Perché questo? Lo vediamo, così capiamo anche una cosa. Allora, immaginiamo di considerare l'energia assorbita in un intervallo 0 t cap 1, fisso a 0 per semplicità mia, l'istante iniziale di mio interesse, e chiamo t cap 1 l'istante finale. Quindi questo è 0 e questo sarà t cap 1. Ok? Questo è il mio intervallo di interesse. Allora, suppongo che in questo intervallo di mio interesse le quantità sinusoidali, la tensione o la corrente, abbiano un andamento di questo tipo. Cosa c'è soggetto? Sto dicendo che, scusate, il disegno è venuto un po' male, ma spero sia chiaro il concetto. Sto dicendo che in questo intervallo 0 t cap n dell'onda sinusoidale di partenza c'entrano un periodo, due periodi, tre periodi, quattro periodi, cinque periodi più un pezzetto. Quindi in generale t cap n sarà pari a un numero intero di periodi, n t grande, più un certo delta, che in questo caso sarebbe questa ampiezza qua, questo sarebbe 5 t grande e questa ampiezza qui è delta, d'accordo? Delta sarebbe l'ultima frazione di periodo. Chiaro? Mi state seguendo tutti quanti? Allora è chiaro che io questo integrale lo scriverò integrale da 0 t cappello di t che posso scrivere come integrale fra 0 n t grande p di t invertiti più l'integrale fra n t grande e t cappello, quindi n t grande più delta p di t invertiti. Quindi questo integrale che io dovrei fare tra 0 e t cappello lo scrivo come integrale fin qui più l'ultima frazione di periodo, l'ultimo pezzetto. Allora,
La chiave per eseguire questo calcolo è quella di supporre che il numero di periodi contenuto nell'intervallo di interesse sia estremamente elevato. Questo non è difficile, perché se voi pensate che la frequenza delle tensioni industriali è 50 Hz, significa che in un secondo ci sono 50 periodi. Quindi significa che in un minuto ci sono 60 per 50 periodi. Se io prendo, che so, un'ora, ho 3600 per 50 periodi. Quindi se io voglio sapere, che so, quanto consuma in termini di energia la mia lavatrice, io devo fare un integrale su un intervallo che contiene un numero di periodi molto molto elevato, perché il ciclo della lavatrice durerà 2 ore, punto per punto. Ok? Quindi la quantità n è, nei casi di nostro vero interesse, effettivamente molto maggiore di 1, sarà di migliaia e migliaia. Negli intervalli di interesse macroscopico, diciamo così, ci sono migliaia di periodi. Questo vuol dire che, lo capiamo intuitivamente, non commettiamo un grosso errore se nel fare questo integrale, dopo aver messo 10.000 periodi qui dentro, l'ultima frazione di periodo non la considero. Quindi qua scriverò quasi uguale 0 di t grande p di t. Quindi sto dicendo che se qui c'è 1 milione di periodi prima di arrivare a questo punto, faccio un integrale sul primo milione di periodi e butto via l'ultimo pezzetto di periodi. Nella stragrande maggioranza dei casi non commetto un errore significativo nel fare questa approssimazione. Bene, che cosa mi consente di fare questa approssimazione? Mi consente di fare questo ragionamento. Beh, a questo punto, al posto di PDT ci metto l'espressione che ho trovato prima, no? Potenza media più potenza fluttuante. PDT per I cos'è il fin? Meno integrale tra 0 e t grande di t per i coseno di 2 omega t più 2 alfa meno t. Quanto fa questo integrale? Allora, il primo termine si fa come abbiamo fatto prima, ovvero considerando che questa espressione è costante nel tempo, la si porta fuori e il risultato è la costante v per i coseno fi per l'ampiezza dell'intervallo di integrazione n t grande. Ok? Quanto vale questo secondo integrale? Questo secondo integrale vale 0 un'altra volta, perché un integrale fatto su un numero intero di periodi, su ciascun periodo l'integrale fa 0, l'abbiamo detto anche prima. Un milione per 0 fa sempre 0, quindi se anche integro su un milione di periodi, purché sia un numero intero come sto facendo, il risultato verrà sempre 0. Quindi ecco che questo integrale dà contributo rigorosamente 0. Ripeto, perché è integrale su un numero intero di periodi di una funzione cosinusoidale che è a media minima. Rimane quindi solo questo, che a sua volta posso scrivere. Allora, V per i cosen fi è pari alla potenza media che ho definito prima, nel pi grande. Pi grande, no? V per i cosen fi. NT si può confondere proprio con T cappello. T cappello differisce da NT grande dell'ultima frazione di periodo. E ho detto che posso trascurare perché c'è un milione di. Ecco che quindi l'energia, lo riscrivo qua, assorbita tra 0 e T cappello, si scrive in questo modo, come prodotto della potenza media per l'ampiezza dell'intervallo di mio interesse. Nelle ipotesi semplificative che ho fatto prima, cioè l'ipotesi che l'intervallo di interesse contenga molti più periodi. Quindi la potenza media mi dà una informazione immediata, molto semplice, per capire quanta energia richiede un certo apparato. Se io so, per esempio, che il mio forno a microonde richiede una potenza di 2000 watt, quanto per dire, 2 kW sarebbero, quella è esattamente la potenza media. Quando voi prendete un elettrodomestico, diciamo, la potenza che viene dichiarata dal costruttore è proprio questa potenza media, perché appunto se io faccio funzionare il mio forno a microonde da 2 kW per un'ora, avrò consumato un'energia pari a 2 kWh.
kilowattora è un'unità di energia, chiaramente, potenza per il tempo, no? Semplicemente perché, poiché un'ora contiene tanti periodi dentro, possiamo fare questa approssimazione che rende valida quella uguaglianza. Quindi capite che fra i due termini in questione, potenza media e potenza fluttuante, la potenza media è, diciamo, più importante per noi perché ci dà queste indicazioni molto, molto chiare. Bene. Allora, fino ad ora abbiamo usato sostanzialmente le funzioni sinusoidali. E abbiamo trovato quel che abbiamo trovato. Vediamo adesso cosa possiamo dire a proposito della potenza usando i fasori, che ancora vedete non sono entrati in gioco in tutti i ragionamenti che ho fatto fino. Allora, vediamo. Posso cancellare qui? Diamo delle definizioni per cominciare. Definiamo potenza complessa, lo scrivo, potenza complessa, definiamo, vediamo A, ci metto il punto sopra per indicare che è un numero complesso, come lo suggerisce potenza complessa, che però non rappresenta direttamente una sinusoide, no? Come abbiamo già detto in passato. Beh, la definiamo come il prodotto, quindi è una definizione questa. Il prodotto tra il fasore della tensione V e il coniugato del fasore della corrente, lo indico questo simbolo qui. Quindi prendo il fasore di B e lo moltiplico per il fasore di I coniugato. Ricordate, l'operazione di coniugazione significa cambiare il segno della parte immaginaria. Questa è la definizione di potenza complessa. Vediamo a che cosa viene uguale, sfruttando quelle posizioni che abbiamo fatto all'inizio. Al posto di V ci metto V elevato a J alfa. Sto sostituendo lì, no? Al posto di I coniugato ci devo mettere un fasore che ha la stessa parte reale e il coefficiente dell'immaginario cambiato di segno. Ovvero, poiché qua c'è un modulo e fase, lo stesso modulo e la fase cambiata di segno. Ricordate, no? Queste cose. Allora, ci devo mettere lo stesso modulo, quindi ancora I, e la fase cambiata di segno, ovvero è elevato a meno J alfa meno phi. Quindi il fasore I ha una fase che è alfa meno phi, il fasore di coniugato ha una fase meno alfa meno phi. Beh, a questo punto che cosa succede? V per I elevato, beh, posso usare le proprietà di esponenziali e dire che per fare il prodotto di esponenziali posso sommare gli esponenti, d'accordo? Quindi quando vado a sommare gli esponenti ho elevato a J phi, perché quando faccio alfa meno alfa si semplifica, meno meno phi fa più phi, quindi rimane elevato a J phi quando vado a fare la differenza delle fasi. Formula di Eulero. Elevato a G phi, si scrive così phi più G sin phi, no? Come sai? Allora, detto questo, definiamo potenza attiva
la quantità per definizione, parte reale della potenza complessa. Una volta abbiamo definito la potenza complessa in questo modo, e viene questo risultato, definiamo potenza attiva la parte reale della potenza complessa. Non a caso ho usato lo stesso simbolo pi grande della potenza media, perché da questo risultato vediamo immediatamente che il risultato è proprio V per I per il coseno di phi. Quindi la potenza attiva e la potenza media coincidono, cioè la potenza attiva è definita come parte reale della potenza complessa e la potenza media definita come media temporale della potenza istantanea coincidono, come vediamo dai calcoli. Però voglio dire, è un risultato, cioè le definizioni sono concettualmente differenti. Viceversa, definiamo in aggiunta, definiamo potenza reattiva la quantità Q definita come il coefficiente immaginario della potenza complessa, che viene fuori chiaramente V per I per il seno di phi. Definiamo anche potenza apparente vediamo S per definizione il modulo della potenza complessa, ovvero quando vado a fare il modulo di questa quantità che cosa viene fuori? Allora viene P quadro più Q quadro sotto la radice, intanto, perché se questa si scrive, questa l'abbiamo chiamata P, questa l'abbiamo chiamata Q, secondo le definizioni date, no? La potenza complessa è P più G per Q, quindi il modulo di A è pari alla radice quadrata di P quadro più Q quadro, definizione di modulo. Ma facendo il modulo di questa quantità, poiché cosine quadro più sine quadro fa 1, viene pari proprio al prodotto del modulo della tensione per il modulo della corrente, quindi anche pari al prodotto dei moduli di tensione e corrente. Questa è la potenza apparente. Allora, queste quantità, vedete, sono tutte omogenee dal punto di vista fisico, sono tutte potenze, ovviamente, tutti i prodotti di tensione per corrente. Tuttavia, convenzionalmente si attribuisce a ciascuna di esse una unità di misura differente, ma è un fatto puramente convenzionale, cioè i watt, l'unità di misura della potenza che conosciamo, sono riservati per così dire alla potenza attiva, cioè noi diremo la potenza attiva, ovvero la potenza media, con C, no, l'abbiamo detto, di questo oggetto è 500 watt. Quando parliamo invece di potenza apparente, parliamo di volt ampere, che dal punto di vista fisico è esattamente la stessa dimensione. Abbiamo visto, no? Facendo analisi dimensionale, volt per ampere fa watt. Tuttavia, conserviamo questa diversa dicitura per sottolineare la differenza tra potenza attiva e potenza apparente. Quindi diremo che questa apparecchiatura ha una potenza apparente di 1 kV ampere. Tanto per dire. Analogamente, la potenza reattiva si misura, diciamo così, convenzionalmente in volt ampere. Qua spesso si indica con la R il fatto che si tratti di potenza reattiva, quindi qua si parla di volt ampere reattivi. Non c'è niente di sostanziale in questo, perché l'unità di misura quella è quella, è sempre watt solo. È solo che quando andate a trovare a leggere la scheda di un'apparecchiatura trovate queste cose, trovate volt ampere reattivi, cioè, dovete sapere di chi si tratta.